Buongiorno ragazzi, bentornati a scuola. Siamo qui oggi a ricordare qual è il motivo per cui ieri avete fatto vacanza. 25 aprile, giorno della liberazione, festa della liberazione. Perché festa della liberazione? Il 25 aprile 1945 Milano viene liberata dalla presenza antifascista e questa data è stata presa come elemento simbolico della liberazione dell'Italia. A Padova la liberazione dai nazifascisti avviene il giorno successivo, il 26 di aprile, quando un gruppo di soldati neozelandesi entra per il ponte del Bassanello e fa scappare i tedeschi che si erano insediati, asserragliati nell'area dell'isola Memmia all'interno di Prato della Valle. Ma al di là dei fatti e degli avvenimenti, qual è il significato che ancora oggi questa festa possiede per noi, particolarmente in questi nostri giorni? Beh, innanzitutto liberazione da che cosa? Liberazione dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale che ha mietuto in tutto il mondo milioni di vittime, milioni di feriti, di invalidi, di gente che per tutta la vita ha portato su di sé i segni di questa guerra. E poi liberazione dalla presenza nazifascista, e cioè dalla presenza dei tedeschi nazisti e dei collaborazionisti fascisti che avevano angariato l'Italia dall'8 settembre 1943 fino appunto al 1945. Ma dietro la presenza nazifascista c'è anche una visione del mondo, dell'uomo, della storia, contro cui uomini e donne si sono battuti negli anni che vanno dall'8 settembre 1943 al 25 aprile del 1945. Ebbene, noi siamo qui, in questa zona, per ricordare proprio questi uomini e queste donne, molti dei quali nessuno ricorda. Ma liberazione è anche liberazione per i diritti dell'uomo, liberazione per l'eguaglianza, liberazione per la solidarietà, liberazione per quei valori che stanno a fondamento della nostra Costituzione. Della nostra Costituzione che deve essere ancora pienamente attuata, perché quei diritti sono proclamati sì in teoria, ma hanno bisogno di trovare gambe, di trovare metodi efficaci per poter essere realizzati. Bene, noi siamo qui oggi di fronte a questa chiesa che è il tempio dell'internato per ricordare migliaia di persone che hanno resistito al nazifascismo. Si tratta degli internati militari. L'8 settembre 1943, quando l'Italia decide di uscire dalla guerra, di non essere più alleata con i tedeschi, migliaia di soldati italiani che combattevano a fianco dei tedeschi furono fatti prigionieri e furono posti di fronte ad un'alternativa. O combattete e continuate a combattere con i nazifascisti, oppure sarete internati, sarete mandati in campo di concentramento. Ebbene, 600.000 soldati italiani preferiscono il campo di concentramento piuttosto che combattere accanto ai nazisti e ai fascisti. Questi sono gli internati. Molti di loro non sono tornati a casa e qui avremo modo di vedere anche i nomi di alcuni di essi, di alcuni padovani. Non padovani, che sono deceduti nei campi di concentramento. Non erano campi di annientamento, badate bene, non erano mandati lì per morire, sono stati mandati ai lavori forzati in condizioni di estrema gravità e quindi molti di loro sono ammalati, sono morti di stenti, sono morti di malattie. 70.000 non sono più tornati. A loro dobbiamo il nostro grazie perché con la loro testimonianza hanno in qualche modo garantito a noi la possibilità di essere liberi, di essere uguali, di essere solidali. Questo tempio ossario che ricorda gli internati militari italiani morti nei campi di concentramento fu voluto e realizzato da un prete, Don Giovanni Fortin, che fu internato nel campo di concentramento di Dachau per avere protetto, nascosto e fatto fuggire alcuni prigionieri inglesi che erano scappati da un campo di detenzione.
fatto prigioniero, interrogato, torturato, fu mandato nel campo di concentramento di Dachau, che come sapete è un quartiere di Monaco. Da lì poté tornare sano e salvo e tornando a casa fece voto a Dio che se fosse giunto salvo in patria avrebbe eretto un tempio per ricordare tutti quei militari che avevano detto di no al nazifascismo ed erano morti in campo di concentramento. Ed ecco la chiesa costruita nel 1953. Il secondo luogo che visitiamo oggi è il Giardino dei Giusti di Padova. È stato costruito nel 2008 per ricordare i giusti dell'umanità, cioè coloro che hanno sacrificato la loro vita, hanno rischiato la loro vita, hanno dato la loro vita per salvare altre persone, per lottare per il diritto alla vita, il diritto alla dignità di altri uomini e di altre donne. Qui sono ricordate decine di persone, io però vorrei qui ricordare alcune persone che sono legate all'esperienza padovana. Il primo di questi è padre Placido Cortese e il suo gruppo. Era un frate del santo che ha protetto degli ebrei, li ha nascosti, ma una soffiata fatta da una spia lo ha accusato di fronte alle autorità fasciste. È stato preso, torturato, imprigionato, torturato ancora una volta e poi ucciso praticamente a forza di botte. Questo è frate Placido Cortese, un martire quindi della giustizia e della libertà. Accanto a questi vorrei ricordare anche Giorgio Perlasca. Molti di voi ne hanno sentito parlare, qualche mese fa è venuto il figlio Franco a parlare ad alcune classi delle superiori. È un padovano anche egli che ha salvato a Budapest in Ungheria migliaia di ebrei fingendosi un console spagnolo. Lui non era né spagnolo né console, ma è riuscito ad ingannare le autorità ungheresi e soprattutto le truppe di occupazione naziste. Ricordo altri padovani come per esempio Luigi e Antonietta Strattabosco. Lui era un famoso scultore che aveva protetto donne ebree e le ha fatte scappare e ricoverare nella campagna padovana fino alla fine della guerra. Ricordo Angelo Roncalli che diventerà papa con il nome di Giovanni XXIII. Durante la guerra lui era nunzio apostolico, quindi ambasciatore del papa presso la Bulgaria e con questo ruolo protesse migliaia di ebrei dalla deportazione e dalla morte sicura. Infine ricordo un nome che probabilmente a voi dice poco, ma è Gino Bartali, un grande campione del ciclismo italiano, vincitore di Giri d'Italia e del Tour de France, che è riuscito anch'egli facendo la staffetta con la sua bicicletta a salvare decine di persone perseguitate dai nazifascisti. E infine ricordo Carlo Angela, padre di Piero Angela e nonno di Alberto Angela, due famosi divulgatori scientifici che sicuramente molti di voi avranno visto in televisione, che era medico in Piemonte, a Torino, e che nascose nel suo ospedale decine di ebrei, ne cambiò il nome perché non potessero essere identificati e li salvò da sicura morte. Vorrei concludere questo nostro percorso ricordando una cosa: noi diamo per scontato che i valori per cui questi uomini si sono battuti, gli internati da una parte, i giusti dall'altra, siano dei valori naturali che sono dati per sempre, il valore della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, della democrazia. Le vicende di questi giorni, la guerra in Ucraina, stanno a indicare che questi non sono valori per sempre, sono valori che noi dobbiamo cercare di difendere e di diffondere attraverso la nostra testimonianza, la nostra azione, il nostro pensiero, sempre, anche oggi, anche domani. E questo l'augurio e la speranza e l'invito che rivolgo a tutti noi e a tutti voi. Grazie e buona giornata di scuola a tutti.